ragazzi, sono estremamente felice di portarvi finalmente questo tipo di video sul mio canale. Era da tanto che volevo fare un video così, con la bici totalmente spezzettata, perché come saprete durante la quarantena ho cambiato i cuscinetti, ho pulito veramente bene tutta la bici e adesso è pronta per essere rimontata, è pronta per girare in bike park e io non vedo veramente l'ora. In questo video vi descriverò un po' tutte le parti della bici, quindi è un po' un bike check con la bici smontata e poi ci vedremo in un altro video a girare a bomba al Pila Bike Park. Iniziamo subito con il cuore pulsante di tutta la bici, ovvero il telaio. Questo telaio è il Nukeproof Descent da 29 del 2020, taglia L, e ho rifatto come dicevo i cuscinetti e funzionano da paura. Il sistema è un monopivot aiutato da delle bielle e come già saprete lo usavo già l'anno scorso e mi ci trovo veramente veramente bene. È leggero, molto rigido, è fighissimo secondo me. E monta sistema metrico di ammortizzatore per fare 190 di corsa sul modello da 29 e niente, io poi l'ho kitata un po' con pezzi speciali che vedremo tra poco. Comunque dal telaio non potrei chiedere di più perché funziona davvero da paura. Ha un sistema per cambiare la progressione della sospensione cambiando dei piccoli barilotti qua dentro al monopivot e adesso sto usando la terza posizione che è abbastanza progressiva, parte morbida ma diventa molto progressiva e penso che successivamente proverò anche la posizione 4 che diventa ancora più progressiva per i massive jumps sul piatto delle gare di coppa. Ok, dal telaio un'altra cosa importantissima per far funzionare bene una bici sono le sospensioni. Come sospensioni mi affido al meglio e queste sono le mie Ohlins DH38, 200 mm di corsa ad aria, idraulica TTX, fantastiche e scorrono da paura, sono molto regolabili, hanno alte e basse velocità, ritorno e hanno tre camere d'aria, una camera principale regolabile da qua sopra, una negativa autobilanciata e una camera di rampa diciamo qua sotto. Insieme alla forcella uso l'ammortizzatore, anche lui TTX 22M Ohlins, come dicevo interasse 250 e la molla che uso su questa bici è una 4.11, vi spiegherò dopo il perché sono aumentato da 3.88 a 4.11 e niente, entrambe le sospensioni sono curate da Atomic Bike Engineering e ve lo consiglio se volete far rifare le sospensioni, cosa che vi consiglio di fare ogni tanto, almeno una volta al mese, perché sospensioni nuove con olio nuovo, tenute nuove fanno davvero la differenza in un telaio così. Un'altra cosa molto importante della bici sono ovviamente i freni. Io uso i Cura 4, 4 pistoni davanti e dietro, hanno un'ottima potenza e modulabilità, ogni tanto bisogna spurgarli ma il funzionamento è ottimo e li uso su dischi da 203 sia davanti che dietro e su ruote sempre formula linea G. Come gomme utilizzo le Maxxis Assegai davanti e dietro praticamente nel 90% delle situazioni e uso all'interno della ruota posteriore un inserto della Nukeproof chiamato ARD, molto molto sottile, non occupa tutto il volume della gomma e quindi comunque la lascio lavorare con un po' di aria da sola e mi ci trovo veramente bene, mi salva il cerchio e nelle gare non ho mai avuto problemi. Come liquido invece all'interno delle gomme uso soltanto il Makoff No Puncture, è davvero comodissimo, profumato, rosa e ci sono le sue valvoline dedicate, davvero un ottimo prodotto, con quello si va sul sicuro. Trasmissione SRAM 7 velocità, cambio GX, per me ce n'è d'avanzo, non è molto importante in una bici da downhill, basta che scenda di un paio di rapporti dopo la partenza. Uso una catena normalissima, sempre SRAM, e poi corona e O-Chain. Che cos'è l'O-Chain? Vi lascio linkato uno dei miei video, però si tratta di un Active Spider che va messo qua sulla pedivella e esistono vari attacchi, io ce l'ho per SRAM ovviamente. E una volta inserito sulla pedivella, legato ovviamente con le sue viti, avrà un minimo di gioco avanti e indietro. Questo permette di togliere il tiro catena dalla nostra sospensione. Il tiro catena è quel fenomeno che quando la sospensione lavora, la catena si allunga perché il punto di infulcro tra il perno posteriore e il movimento centrale cambia. Allungandosi fa lavorare
peggio la sospensione, e questo è sicuramente l'unico modo per togliere questo problema. Super consigliato, andateli a seguire, è un'idea geniale, tutta made in Italy, che viene dalle gare di Coppa direttamente. E in più trovo dei benefici, in quanto avendo questo piccolo gioco dà un po' più di bilanciamento sui pedali e rende il tutto molto più fluido. Me ne accorgo tantissimo in frenata e nelle braking bumps. Questa è una sospensione senza un giunto Horst al posteriore, quindi in frenata la sospensione tende a bloccarsi un po' di più, ma grazie a questo fa paura. Quindi super consigliato, so che quest'estate faranno dei test, quindi magari andateli veramente a seguire e potrete provare questo prodotto proprio sulla vostra bici magari. Io personalmente lo uso con una corona 36 denti della Carbon T, anche questa made in Italy, e ci sta davvero benissimo. Preferisco una corona un po' più grande per avere dei rapporti un po' più duri. E insieme uso questo guida catena della DH Sign, anche questo totalmente made in Italy, e la combo secondo me è spaziale. Parlando sempre di trasmissione, utilizzo i pedali Crank Brothers, specialmente i mallet DH, il modello nuovo. Anche con questi, con un po' di modifiche alla scarpa, mi ci trovo veramente veramente bene. Uso due spessori sotto la tacchetta e niente, non mi ha mai deluso. C'è un sacco di passaggio, come saprete, per il fango. Hanno dei pin per quando si usa per dei tratti il pedale sganciato, quindi la scarpa continua ad avere grip, e davvero super consigliati. E niente, in generale ringrazio tutti i miei supporter, specialmente il Team Scout, che ha sede a Milano, a Lainate, quindi per chi mi segue magari di Milano e non sa che c'è questo negozio fornitissimo in zona Lainate, andatelo a vedere. E niente, ringrazio davvero tutti, ringrazio Andreani per le sospensioni, ringrazio Fabrizio di Ocean per lo chain, DH Sign e un po' tutti i miei supporter che mi aiutano a continuare ad andare in bici e a farlo al massimo del livello con tutti questi prodotti fighissimi. Ah, FT Pro ovviamente, questi parafanghi personalizzati sono una gran figata, andateli a contattare. Ogni tanto facciamo dei giveaway e infatti ce ne sarà presto uno, quindi andate a seguirmi sulla mia pagina Instagram e non perdetevi niente di tutto questo. Niente, adesso non mi resta che montare tutto quanto, spero di non metterci tanto perché questo weekend voglio andare a girare al Pila Bike Park. Davvero, non vedo l'ora, la bici da downhill mi manca parecchio perché in questo periodo ho usato soltanto l'enduro per allenamento e davvero, non vedo l'ora, bike park, bici da downhill. Il telaio è... Il telaio? Com'è il telaio? Si tratta di un Active Spider che va messo qua sulla... Si tratta di un Active Spider